A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per la pagina sportiva del TG Noi. Capriamo con i motori perché si avvicina a grandi passi il 39esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio e siamo andati stavolta a verificare quello che possiamo definire il lavoro di rifinitura di uno dei grandi favoriti non solo del Ciocco ma del campionato italiano, ovvero il veronese Umberto Scandola. Alle pendici del maestoso Monte Fiorito. Freccia via agile e velocissima la Skoda Fabia R5 di Umberto Scandola. Il pilota veronese, vicecampione italiano e tricolore nel 2013, è al lavoro di rifinitura. Nell'occasione si è mobilitato tutto lo squadrone Skoda Italia con due macchine a disposizione di Scandola, che indubbiamente costituisce la prima alternativa allo strapotere e all'egemonia del 9 volte campione italiano Paolo Andreucci. Del resto, già lo scorcio finale del 2015 ha testimoniato come e quanto Scandola possa giocarsi le proprie chance a tricolori. Lui ci crede ed è fiducioso anche in vista dell'imminente rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Io penso di sì, abbiamo tutto, abbiamo la voglia di vincere, abbiamo i mezzi, abbiamo tutto, insomma, bisogna rimanere sempre concentrati e anche un pizzico di fortuna. Sì, ho questo onore di portare in gara le Michelin, e, oltre ad essere un onore per me è anche un vantaggio perché sono estremamente performanti e quindi contiamo di fare una stagione. Al suo fianco può contare sull'esperienza e sull'acclarata bravura di Guido D'Amore, navigatore di fama mondiale, lo ricordiamo già ai tempi di Gigi Galli, il copilota della Skoda non ha dubbi che si tratterà di un CIR emozionante aperto a diverse soluzioni. Se poi parliamo del nuovo regolamento con due gare distinte all'interno dello stesso rally... È andato una bella botta sul fatto delle due gare in una, vediamo un attimino come sarà, sicuramente più stimolante in caso di ritiro della prima tappa, sulla seconda tappa c'è un po' più di stimolo sicuramente. Ma alla fine siamo tutti sulla stessa barca, perciò remiamo tutti. Ancora motori, vittoria per il secondo anno consecutivo dell'equipaggio formato da Luca Bertolozzi e Walter Ragghianti nel quinto trofeo Una 600 per un sorriso che si è svolto all'interno del 19esimo rally Colli del Monferrato e Moscato a Canelli d'Asti, appunto in Piemonte. L'equipaggio versilese ha avuto la meglio sul secondo classificato, pensate, per soli 6 decimi di secondo. L'atletica Greta Tarabella dell'Atletica Pietrasanta Versilia, brillante studentessa del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, ha vinto a Pisa la corsa campestre studentesca che era valida come fase regionale e difenderà i colori della Toscana ai campionati nazionali che si terranno a metà aprile a Palmanova di Tarvisio. Il calcio, i risultati della terza giornata della Viareggio Cup, 68esima edizione, con qualche risultato anche a sorpresa: Inter Spezia 1-3, Accademia Pandev Leichhardt 3-0, Atalanta Palermo 2-0, Feyenoord Munana 0-1, Juventus Crotone 1-0, Deportivo Camioneros New York 7-1, Pumas Perugia 1-0. E sempre per il calcio facciamo il consueto punto settimanale sul campionato di eccellenza. Stavolta cominciamo dalla coda e dalle tribolazioni stagionali dell'Ammari. La formazione del Nero Fracassi ci mette cuore, grinta ed anche di più, ma incappa in un'altra sconfitta che brucia e che rende la situazione più che mai complicata, per non dire difficilissima. La Portuale passa a Laghetti ed ora per i gialloblu capannoresi la salvezza diretta è diventata quasi un'utopia. Sarà invece importante cercare di chiudere almeno al quart'ultimo posto per giocarsi poi play-out con un piccolo ma spesso fondamentale vantaggio. Al vertice tutto immutato, Camaiore, Realforte e Querceta vincono d'autorità rispettivamente a Forcole e a San Gimignano, nel contesto di due partite facili solo sulla carta. Risponde e bene il Pietrasanta, che ritrova il suo bomber Fusco, autore di una doppietta nel rotondo successo sulla Larcianese. Altalenante come sempre il rendimento del Seravezza, che perde in modo netto al buon riposo al cospetto del solido Castel Fiorentino. Ne consegue una classifica che vede Camaiore e Realforte a quota 50 con 4 lunghezze di vantaggio, non pochi a questo punto sul Pietrasanta. Le altre sono battute, in coda al Forcole occupa l'ultimo posto dell'Amari, abbiamo detto, ma fino a 34 punti del Seravezza non si possono dormire sonni tranquilli. Domenica prossima, la 27esima giornata, prima della sosta pasquale del rush finale, spicca il derby Camaiore-Seravezza, mentre l'altra capolista, Realforte, sarà di scena a Castel Fiorentino. Proverà ad approfittare il Pietrasanta, che il 19 settembre riceve il fanalino di coda Forcoli, da seguire anche la trasferta dell'Ammari a Piombino.
Siamo a ciclismo, esordio stagionale tutto sommato positivo per il gruppo europeo della Pro Cycling Team Conceria Zabri di Manuel Fanini al Grand Prix de Chambéry in Francia. Intanto c'è da segnalare un nuovo arrivo, si tratta di Denisa Bartosova della Repubblica Ceca, 24 anni, al suo quinto anno d'elite. Prossimo appuntamento per la squadra di Manuel Fanini il 28 marzo, ovvero lunedì di Pasqua, a Schiavonia d'Este in provincia di Padova. E siamo al tennis, parliamo del tennis club Bagni di Lucca che si è ufficialmente presentato ma si è anche profondamente rinnovato. Una giornata particolare al tennis club Bagni di Lucca, si è svolta infatti presso la sede del Circolo Termale la presentazione del nuovo consiglio direttivo e delle varie squadre che ne formano la struttura tecnica ed agonistica. Intanto il nuovo presidente Simone Sassetti, parso entusiasta e carico per il nuovo anno ed un'avventura che lo gratifica e lo stimola. Tra gli obiettivi vi è indubbiamente quello di mantenere le categorie con tutte le squadre che vanno dall'Under 14 maschile agli amatori, dalla D2 maschile alla D3 maschile e femminile alla Serie C che costituisce il fiore all'occhiello. Qui vediamo in allenamento Samuele Galli e Marco Di Vuolo della prima squadra che ha aperto il campionato pareggiando 3-3 con lo Junior Tennis Livorno, ma anche Hermes Fornari e Matteo Ciampi della D2. Tra gli obiettivi della nuova dirigenza vi è anche la volontà di sviluppare la scuola tennis. In primo piano le strutture con l'inaugurazione a giugno del campo 4 in superficie veloce. A livello organizzativo spiccano invece il Memorial Everardo Pieri, papà del maestro Ivano, riservato ad Under 12, 14 e 16 che si disputerà a giugno e l'Open maschile e femminile in agosto con un montepremi di 2.500 euro, è il caso di dire nuova e lunga vita al tennis club Bagni di Lucca. Impresa del rugby Lucca che vince 23-17 il big match contro il Cavalieri Prato Sesto Fiorentino, mantenendo così imbattuto il Romei in questa stagione. La squadra del presidente Urso centra la quarta vittoria consecutiva e balza in testa alla classifica. Partita bellissima di cui stiamo vedendo alcune foto e molto equilibrata tra due squadre più o meno di pari livello che hanno regalato al folto pubblico presente uno spettacolo molto gradevole. Adesso per mister Giovannico e suoi un'altra settimana impegnativa che porterà la trasferta di Prato contro gli amatori. Una sfida durissima, ma l'obiettivo per i biancorossi sarà quello di difendere il fresco primato in classifica. Ginnastica ritmica, il primo trofeo Maxi Sport a Firenze, buona la prova delle atlete junior di Alba Chiara, a conquistare la prima medaglia è stata Lavinia Nardi, classe 2000, con la medaglia di bronzo alle clavette categoria senior. Dal vivaio della società lucchese, le vedete in questa foto, sono spuntate anche la piccolissima Elena Lenzi, classe 2008, che ha vinto l'oro nel corpo libero, seguita al terzo posto dalla compagna di squadra Samia Marianetti, addirittura del 2009. Grande anche la prova delle nuove leve del 2006, così come quella delle allieve di seconda fascia. La giornata si è poi conclusa alla grande per Alba Chiara con l'argento strappato da Marianetti e Becchelli nell'esercizio di coppia cerchio e palla. E con la ginnastica ritmica si chiude anche la pagina sportiva. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte.